Esau a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovo video. Oggi, come avete notato, non partiamo dalla schermata iniziale, ma subito in una partita in multiplayer. Oggi sono insieme a un'altra persona, un'altra collaborazione. Siamo con Rossil Gamer. Io andrò a fare il regno di Burma con Mjat Payalat. Io andrò a fare Mui Baratiglia con il signor Lala Laipat Rai. E voi vi chiederete: perché due nazioni così vicine eppure così lontane? Non vi preoccupate, che vi spiegheremo tutto quello che succederà. State lì attenti. Ah, l'India si unificherà sotto il controllo dei socialisti. E il regno di Burma cercherà di non far schifo contro il Siam. Perfetto, eccoci qua, nel regno di Birmania, Burma, Myanmar, chiamatela come volete. E, strano a dirsi, c'è un focus tree. Io direi che possiamo muoverci subito verso The Striding Peacock. Credo che il peacock sia il pavone, non lo so. Stabiliamo il nostro comando centrale. Iniziamo da qui, dai. Però la prima cosa che posso fare, prima di far partire il tempo, è rubare dei treni civili. Ho un Khor, Lower Shan, che ha il regno del Siam, come anche il Mulain e il Tenasserim. Quindi mi sa che dovrò andare in guerra contro il Siam. Intanto, in tutto questo, il signor Kerensky è stato assassinato. Oh no, anyway. Intanto ho notato che la Federazione dei Principi ha iniziato a mettere un paio di truppe sul mio confine. Mi sa che mi dovrò preparare ad una guerra, non per dire. Iniziano ad assertare la loro dominanza al sud. Il dominio di Delhi e abbiamo Giorgio V Con il e... Maharaja Ganga Singh come primo ministro. Vi ricordo l'episodio della storia nel gioco di Ganga Singh. No, non c'è più Giorgio V. No, è stato demonetizzato. Ah, comunque, mi sa che se ti vuoi espandere verso est, ti dovrai confrontare anche con l'Asia tedesca, ecco. E l'Afghanistan ha dichiarato guerra al dominio del Delhi, ok? Io, come al solito, tifo sempre per l'Afghanistan, per Habibullah Khan. Per favore, non farmi fare brutte figure. Allora, se io voglio unificare l'India, allora mi sa che anch'io dovrò tifare per lui, perché tutti questi territori dovranno andare da me. Ah, ma io ho dei core praticamente in tutta l'India, ora me ne sono accorto. Mentre invece io ho finito la prima parte di Focus Tree e mi chiederete come posso andare avanti con i sindacalisti umiliati. Lo vedremo più avanti. Tra poco dovrebbero scaricare un po' di eventi. Eccolo qua, sta succedendo. Ci sono delle proteste nell'università di Rangon. Mi è comparsa una cosa, proteste nell'università di Rangon. No, pace separata, hanno perso contro Delhi. Mannaggia, avevano pure dichiarato una jihad. Oddio, cosa ha fatto l'Afghanistan? Ha fatto la Fatto. giocata! Habibullah Kalakani, tribalismo. Yes, return to Monkey. Anche se però qua siamo in Afghanistan, quindi ritorniamo a fare esplodere i monasteri buddisti. Ah, È successo. L'Unione Indocinese. Guerra civile, guerra civile. Evento. Strike nell'oil fields dello Yenangyaung. Potremmo crasharli oppure placarli. Provo a placarli. Ah, gli studenti a Rangoon si sono sollevati in solidarietà dei rivoltosi in quell'oil fields che non mi ricordo più dove si trova. Quindi andrò con questo oltraggioso, deploiamo l'esercito contro questi giovani e facciamo più shooty shooty. Però la Germania è arrivata a Yangon e ha attraccato la sua marina. Oh, però l'insorgenza del Mingan l'ha spuntata. Attenzione, e ora l'esercito ha l'ordine di sparare sui protestanti. Potremmo farlo e rimarremo comunque monarchici e probabilmente ci andremo ad avvicinare alla Germania, oppure gioiniamo i rivoluzionari e ci togliamo di dosso la monarchia. La Germania averla vicina sarebbe buona e ops, ho sbagliato tasto. Quindi vuol dire che possiamo andare con A Shining Union, la proclamazione della Repubblica Burmese. E siamo diventati Benissimo, alleate. Ora dovrò fare il falso youtuber. Oh no, ragazzi! Chi è che mi sta dichiarando guerra? Il regno del Siam? Come si permettono questi manigoldi? Ti conquisterò e ti darò le totò in modo family friendly. Mannaggia al patriarcato! Mi hanno dichiarato per davvero guerra. Non dovrebbero sfondare. C'è un gigantesco fiume tra noi. Diamo una mano almeno a questa qui sopra. Io vado a fare, entriamo in guerra, mi dice che posso entrare in guerra nella 37.
settesima guerra sia messo burmese. Oh mio Dio, che meme! Allora, voglio vedere se ce la faccio da solo. Poi, se mi serve una mano, te la chiedo subito. Siamo avanzati di un tile. Perfetto, andiamo avanti. Verso Kentung, verso Kentung. Comunque, se vuoi che ti do una mano, dimmelo che posso entrare in guerra. Va bene. Che le truppe non facciamo il gaming. E forse riusciamo a sfondare. Quella sì, volta qui stiamo riuscendo a sfondare. E forse se ci riusciamo, riusciamo a fare una sacca di due divisioni. C'ho un'idea. Sposta le tue truppe un attimino dal fronte. Dai, non sto spostando. Questo è quello che voglio fare. Se io non posso sfondare, allora li faccio attaccare. L'Indocina vuole cooperare. Non aggression pact. E mi dà una garanzia. Ma certo che l'accetto. E l'Unione Indocinese è entrata in guerra. Oh, guarda lì come stanno sfondando male. Adesso qui possiamo sfondare un botto. Bene bene, andiamo verso Chiang Mai, che anche lì c'hanno un supply hub importantissimo. Riesci a fare una sacca, sai ci? Eh no, perché io li sto mandando direttamente verso Bangkok. Guarda lì la mia divisione come sta sniperando. No! 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 Mi hanno fermato all'ultimo. Quindi posso fare il giro. Siamo entrati a Bangkok, non ci credo. La caduta di Bangkok. Mentre qua sotto, niente. Cancello la divisione, hanno ripreso Bangkok. Però intanto qui ho visto che il fronte indocinese è in stallo. Cioè vuol dire che l'abbiamo ripresa. Mi vogliono mandare un trattato di pace. Andiamo avanti con la guerra. Sì! Ha capitolato. Ha capitolato. E adesso mi riprendo i miei territori. Il primo conflitto ci ha visti vittoriosi. La nostra alleanza è servita per far capitolare la Thailandia. Dobbiamo tenerci fermi perché adesso dovremo dare una mano alla Bharati, al nostro caro Ross. Prima di questo però voglio conquistare il Bhutan. Ah, l'hai rilasciato? E signori, è molto più strano per me che per voi, ma diciamo che non stiamo andando avanti con la multiplayer perché il gioco ha detto che non abbiamo due versioni uguali, nonostante abbiamo fatto lo stesso download. Quindi continueremo questa multiplayer in single player. Però Ross rimarrà comunque con noi. Cosa stava succedendo intanto che non c'eravate? Il dominio di Delhi ci sta dichiarando guerra, o meglio stava dichiarando alla comune di Bharatia, e noi eravamo ancora nel conflitto con il Sikkim, che ha chiamato a sua volta in aiuto il Tibet. Ah giusto, ci sarà anche il Nepal, perché sono un puppet del dominio di Delhi, dannazione a te Ganga Singh. Comunque ci sarà anche un bel problema, ovvero che entrerà in guerra contro l'intesa. Vero anche questo, però noi con la nostra solita tecnica della difesa riusciremo a battere l'intesa. Non so perché esce qui in piccolino, però in piccolissimo si legge che il dominio di Delhi ha dichiarato guerra alla comune di Bharatia. Sì, e io giustamente entro subito in battaglia. Potrei magari fare un piccolo push qua. Ecco, cercare di arrivare a Gorakhpur. Nonostante questo, i Sikkim sta lì a chillare. Ok, attenzione. L'AI si è svegliata. Buon appostamento. Ma guarda come pushano e non riescono a sfondare. C'è stato un ultimatum dell'Alsazia. Quindi vuol dire che adesso il blocco comunista, o meglio sindacalista europeo, si scontrerà con il blocco tedesco. No! No! Disastro! L'impero russo è entrato nell'intesa. Ah, oh no. Però vedi qui che c'è il river crossing, che è una grandissima penalità che io sfrutto e continuo a sfruttare a mio vantaggio, perché come noti il loro attacco è di 10. La mia difesa è di 381. Porca miseria. Chi lo sa, però loro continuano ad attaccare, verso Paro, che sarebbe Timpu, e non sfondano. Potrei provare a prenderla. Una giunzione importante verso Bhopal e Kaupora. La Federazione dei Principi ha dichiarato guerra al dominio di Delhi. E tutto ciò è super ultra mega pogherissimo, nonostante non abbiano ancora finito con Madras. E arriviamo anche nella città sacra di Indore. Adesso sta anche arrivando l'ambulanza, ma abbiamo saccato. Arrivando. Oh, sono entrati in una conferenza, in un trattato che si chiama la conferenza di Kiev. In primis c'ho un patto di non aggressione con lo stato ucraino e quindi con il Reichspakt. Secondo, qui mi vogliono mandare degli aiuti.
e diamo una mano qua sopra, perché non vorrei fare brutte figure. Qua hanno sfondato. Oh no, hanno sfondato. Aspetta un momento. Ma se vai a vedere il nord del dominio di Delhi, come è arrivato la Federazione dei Principi? Sono domande che non avranno mai risposta. Ok. Allora, siamo arrivati vicino a Kanpur, ma è successa una cosa importantissima, che la Mongolia ha dichiarato guerra al Tibet e tra poco ittiamo il milione di morti. Ole! Abbiamo fatto un milione di morti. Quindi vediamo se riusciamo a prendere Kanpur, perché qua andremo a fare una bella sacca. Che poi ne stavo parlando con i miei delle AI, una cosa negativa. Io gli dico: guarda, se io devo fare un'immagine tipo la Calabria Saudita, le AI me la fa. E mi hanno detto: perché ti serve la Calabria Saudita? Per questo, per le 9 divisioni accerchiate. Madras sta contrattaccando. Che se vuoi poi questa parte la puoi tagliare, perché allora continua a registrare. Procede a tagliare. Vi deve salutare. E allora niente. Ciao a tutti, iscritti di C, iscrivetevi sia al suo canale che al mio. E arrivederci, signor C. Ci sentiamo alla prossima, allora. E fu così che fui lasciato solo in balia delle AI indiana. Signori, sta succedendo, è successo! Sacca di Delhi. Ottima, due città importantissime saccate. Quanto gli manca per capitolare? 40-20%. Stanno evacuando Ahmedabad. Ottimo, ottimo. L'ultimo baluardo, l'ultima città importante del dominio di Delhi. Ed è caduta la French National State. Posso prendere qualcosa? Sì, posso prendere cose! Abbiamo fatto la scammata! E Ahmedabad ufficialmente presa. Il dominio di Delhi però è capitolato. E vediamo se abbiamo l'opportunità. Madonna mia, cosa sta succedendo qua sotto? Attenzione, il regno di Canada e la comune di Barazia ha finito la sua ostilità. Ciò vuol dire che abbiamo vinto la battaglia. Fatto sta che adesso dobbiamo pensare al Tibet. E credo che presa Xining il Tibet capitoli. Bene. Oh, Sikkim capitolato e la Barazia comune sta per dichiarare guerra alla confederazione principesca. E noi siamo pronti per l'evenienza. Entriamo subito e steamrolliamoli. Anche perché non hanno divisioni. Hanno 7 divisioni. Quindi credo che li sconfiggeremo molto facilmente. Ecco qui, arriviamo pure a Mumbai e credo che possa bastare. È bastato, ok. I nostri alleati si sono espansi per bene, ora manca solamente la penisola del Deccan. Ed eccolo qua la giustificazione contro Adra. Dichiariamoli guerra e Sium. Rischiamo già di fare una sacca pericolosa. Questo è per Ross. Questo è per Ross, signori. Andiamo a vincere per lui, Beppe. Ma sono sbarcati qua a Ponchicherry. Non me ne sono accorto. Bangalore, sede del Bengaluru, grandissima squadra di calcio indiana che non conosce nemmeno il suo presidente. Presa anche Madurai e qui facciamo un'ennesima sacca. Non è servita perché sono capitolati. Ok, vorrei prendere i Ponchicherry. Ok, il resto glielo lascio. Direi che abbiamo fatto un'ottima partita. Io ringrazio chi mi ha guardato e ringrazio ancora Ross che ha giocato con me. E niente, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, statemi bene.